Ok. Allora, un attimo che vi ricondivido lo schermo. Ok. Allora, oggi ripercorriamo un po', facciamo un po' una rispolverata di alcune cose principali che ci siamo detti negli incontri scorsi, per capire un po' appunto il processo per quanto riguarda l'orientamento di primo livello e rivediamo anche gli strumenti che utilizzeremo e insomma approfondiremo, magari vi facciamo vedere anche qualcosina come, da prendere come spunto tipo siti internet da poter utilizzare per insomma, la compilazione del curriculum per il bilancio delle competenze. Allora, come abbiamo detto la volta scorsa, l'orientamento di primo livello possiamo suddividerlo in tre fasi principali, ovvero la prima fase in cui noi accogliamo e conosciamo la persona, raccogliamo quindi tutto un po' l'aspetto personale e lavorativo, la storia lavorativa personale della persona, poi passiamo al supporto nel fare il bilancio delle competenze, che è il modulo che abbiamo visto la scorsa volta con Bruno, ma che rivedremo anche tra poco. La supporteremo nel fare il curriculum vitae e poi si passa alla seconda fase. Quindi una volta fatto il bilancio delle competenze e il curriculum vitae, magari che compiliamo noi insieme alla persona o che già ha pronta la persona, lo analizziamo insieme, un po' per soffermarci su alcuni punti, per riflettere insieme su quello che può essere insomma il percorso da portare avanti, quindi individuare le possibilità di intervento e magari suggerire delle azioni adeguate, quindi capire in caso quale misura attivare. Una volta che abbiamo effettuato queste prime due fasi, passiamo alla terza fase, cioè quella di compilazione della scheda candidatura, l'invio della candidatura ad Officina delle Opportunità e l'invio della candidatura come avviene, come abbiamo detto le altre volte, contattando i referenti. Quindi prepariamo la scheda di candidatura con tutta la documentazione, contattiamo il referente e inviamo la candidatura. Così i referenti poi presenteranno i vari casi all'equipe di progetto, così da analizzarli e valutare insomma la misura da attivare. Vediamo un po'. L'altra volta appunto abbiamo visto il bilancio delle competenze, lo vedete giusto un po' diverso perché abbiamo sistemato giusto un pochino dal punto di vista grafico. Rivediamo un po' il bilancio delle competenze che si focalizza su cinque punti principali, ovvero la persona può riflettere grazie a questo bilancio delle competenze su chi sono, cosa so fare, cosa vorrei fare e come sono. Questo, il bilancio delle competenze, diciamo, a prescindere dalla nazionalità della persona, dal livello culturale, è molto importante, è fondamentale da utilizzare sia per noi e sia per la persona che lo va a compilare, in quanto è un modo, un metodo per riflettere un po' su se stessi, perché comunque per fare la ricerca del lavoro è importante avere una forte consapevolezza di se stessi, di quello che siamo, di quello che sappiamo fare, di quello che vorremmo fare, di quelle che sono le nostre passioni, le nostre ambizioni. E di conseguenza ci aiuta anche a capire qual è poi lo sbocco che io posso avere nel mercato del lavoro, che ovviamente deve unirsi poi anche all'analisi e alla conoscenza del mercato del lavoro, e in questo possiamo aiutarli soprattutto noi. Diciamo che il bilancio delle competenze, come diceva Bruno, o lo compiliamo insieme alla persona, soprattutto magari se è straniera, quindi ha un po' più di difficoltà, soprattutto magari quando ci troviamo di fronte a una persona che dal punto di vista del livello culturale magari ha un po' di difficoltà di comprensione. Magari a me è capitato spesso di fare orientamento a delle persone che comunque essendo analfabeti avevano proprio un po' di difficoltà nel pensare a qualcosa di immaginario, nel pensare ad un futuro. Quindi cerchiamo di metterlo in maniera molto concreta, diciamo, e cerchiamo di rifletterci insieme. Oppure l'alternativa è quella di consegnare il bilancio delle competenze, magari partiamo con questa proposta, così la persona porta a casa il foglio, se lo compila con calma e poi lo consegna la volta dopo e si vede insieme. Quindi, cosa
Questo bilancio delle competenze quindi va un po' a vedere quelli che sono gli aspetti, per esempio, vabbè, partendo dai dati anagrafici che sono con il nome e cognome, l'età e la data, e poi nella sezione cosa so troviamo il percorso di studi e formazione. Quindi vado a riflettere su quali sono le abilità che io ho sviluppato tramite lo studio e la formazione, quindi indico i titoli di studio, i corsi vari che ho frequentato. Poi si passa a cosa so fare, quindi al percorso di lavoro che io ho svolto, quindi le abilità che ho sviluppato tramite le esperienze di lavoro, quindi la tipologia di lavoro, il datore di lavoro, se appunto mi ricordo qual è, per esempio molti stranieri, molto spesso ovviamente, soprattutto chi ha svolto magari dei lavori che alcuni di loro mi hanno indicato come forzati, non stanno lì a ricordarselo insomma, la durata dell'impiego, e perché è terminato? Perché, come diceva Bruno, è anche importante capire il perché i lavori passati sono terminati. Può essere per la fine del contratto, ma può essere anche perché magari emerge che la persona ha un po' di difficoltà nell'approcciarsi nel mondo lavorativo con le altre persone, nel lavorare in squadra o da soli. Quindi questo è un ottimo punto di riflessione. E poi, una volta che io ho svolto tutti questi lavori, che abilità io ho sviluppato, che cosa so fare grazie a questi lavori? Quindi ho avuto un ruolo, per esempio, come magazziniere, quindi so gestirmi il tempo, so gestire l'organizzazione del lavoro, il tempo. Poi si passa alla fase a cosa vorrei fare, quindi cosa mi piacerebbe fare, le abilità su cui io baso la ricerca di un nuovo lavoro. Quindi passiamo alle prospettive future. Per esempio, attività ipotizzabili in base alle esperienze maturate. Per esempio possiamo riflettere, abbiamo aggiunto giusto una domandina per aiutarci un po' di più a compilare questo campo. Per esempio, quali attività professionali ma anche hobby io so svolgere? Quindi anche se ho una mia passione che non c'entra nulla con il mondo del lavoro, io posso riflettere su questa attività e magari una volta che ho stilato una sorta di lista delle attività, delle passioni che io ho, rifletto tra queste attività che io so svolgere, tra queste mie passioni, c'è per caso qualcuna di queste che può diventare proprio un vero lavoro? E così lo possiamo indicare in questo campo per rifletterci meglio su. E poi per quanto riguarda gli aspetti un po' più pratici, la persona ci può indicare qual è la disponibilità territoriale, quindi se per esempio vuole trovare solo lavoro vicino a casa, a Roma, o se è disposto a spostarsi, e anche la disponibilità oraria e giornaliera. Poi l'ultima parte si riferisce alla domanda come sono. Quindi le esperienze importanti di vita, quindi non di lavoro, che possa essere appunto uno sport che io ho fatto, un'attività di volontariato, la facciamo indicare in questo campo perché, come dicevamo prima, può essere sempre un buono spunto per scoprire alcune competenze che magari anche una persona non sapeva di averle, magari emergono e le possiamo sfruttare per cercare il lavoro. E poi i punti di forza e le aree di miglioramento. Diciamo che questo modulo di competenza, appunto, oltre alla riflessione su se stessi, sulle proprie potenzialità, sulle proprie capacità, può essere anche per voi un ottimo punto di partenza anche per la compilazione del curriculum, perché appunto molte delle domande che vengono poste sono proprio queste, e anche per capire se io ho tantissime, per esempio se la persona ha tantissime esperienze di lavoro e magari per fare un curriculum un po' più sintetico e non posso scrivere tutto, compilando il modulo delle competenze e capendo un po' qual è l'obiettivo della persona, decido di conseguenza insieme alla persona ovviamente di compilare il curriculum in un certo modo. Poi, sempre parlando del curriculum, vi volevo mostrare questo sito che io ho molto utilizzato perché per esempio quando compiliamo il curriculum magari possiamo consultare questo sito che si chiama INAP, magari scrivendo proprio su Google INAP fabbisogni professionali, ci comparirà questa schermata, che poi l'INAP è l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Quindi è proprio un ente pubblico di ricerca che è vigilato dal Ministero del Lavoro, che svolge proprio il monitoraggio e la valutazione delle politiche del lavoro, dei servizi del lavoro e della formazione. Quindi è anche interessante per curiosità vostra consultarlo. Però per esempio abbiamo la persona con noi, dobbiamo compilare il curriculum, magari ci dice che ha lavorato come giardiniere,
possiamo consultare questo sito per aiutarci, perché in questo campo qui inserisci la professione, per esempio scriviamo giardiniere, clicchiamo su e ci comparirà questa schermata. Per esempio, vediamo queste categorie, numero 6, artigiani, operai e specializzati agricoltori, è la categoria nella quale il lavoro di giardiniere è inserito. Cliccando su questa parte qui sotto, agricoltori, operai agricoli specializzati, ci comparirà un'altra schermata. Questo qui, praticamente abbiamo alcuni spunti per poter compilare il curriculum con delle frasi, ovvero per esempio il giardiniere per esempio può scrivere sul suo curriculum che sa ad esempio innaffiare le piante ed eseguire la fertilizzazione delle piante. Come vi faccio vedere questo sito perché vi può essere utile anche perché magari dei mestieri un po' più specifici, un po' più tecnici possiamo consultare qui anche delle strumentazioni che la persona magari sa utilizzare. E noi con lei la vediamo e gli diciamo, per esempio, tu sai, per esempio, utilizzare l'antiparassitari, è un modo utile come base per poter partire nella compilazione del curriculum. E poi, per esempio, qui accanto ho indicato l'importanza, ad esempio, se io sul curriculum metto questa informazione, per esempio, può essere rilevante o dal punto di vista del mercato del lavoro non mi serve inserirlo. Qui ci indica. È in ordine decrescente l'importanza di queste informazioni, quindi se è utile o meno inserirle nel curriculum. E poi, diciamo, potete un po' navigare sul sito, per esempio nelle sezioni accanto dove c'è scritto conoscenze, skills, attitudini. Cliccando su questi campi troviamo, per esempio, delle informazioni in più per svolgere questo lavoro, che conoscenze io devo avere. Per esempio, il primo, nel caso del giardiniere, che ha come importanza il 53% è la commercializzazione e vendita, per esempio. Quindi è giusto uno spunto così per aiutarvi a compilare il curriculum. Allora, come abbiamo visto negli altri incontri, rivediamo rapidamente gli strumenti che utilizzeremo, quindi la scheda candidatura, che è quella che avviene nell'ultima fase in pratica, quindi dove compilo la scheda candidatura, una volta compilata la invio al referente, inserendo quindi sempre i dati con la data, il codice SIS che abbiamo visto le altre volte, da chi viene inviata, l'operatore o il volontario che la invia, qual è la misura che vorrei attivare, il numero di riferimento, vi ricordo che dopo la vedremo. Noi come officina, nel momento in cui si presentano delle opportunità di lavoro, di formazione o corso di tirocinio, compiliamo la scheda di proposta, la inviamo e poi di conseguenza voi, una volta che visualizzate la scheda di proposta, potete individuare i possibili candidati, compilare la scheda di candidatura e inviarsela in risposta a quella specifica proposta. Vi ricordo che nella scheda di proposta quindi è indicato il numero di riferimento e se state rispondendo a quella specifica proposta ci indicate il numero di riferimento qui. Invece in altri casi per altre candidature, per esempio che avete già individuato un percorso che la persona può effettuare, avete già un ente di formazione, una sede dove svolgere il tirocinio o volete inviarsela per un orientamento, più specifico, lasciate questo campo libero. Poi compiliamo con tutti i dati anagrafici e giusto qualche requisito di base per capire un po' il profilo della persona. Io oggi volevo un po' focalizzarmi sulla questione, per esempio, dell'indicare il livello della conoscenza di lingua italiana e delle competenze digitali, perché la scorsa volta è stata posta la domanda, per esempio, perché noi abbiamo messo, per semplificare, come livello di conoscenza di lingua italiana e come competenze digitali abbiamo indicato le voci sufficiente, buona e ottima. E la domanda che è stata posta l'altra volta è che c'è un quadro europeo di riferimento che indica in maniera ufficiale quelli che sono i livelli di competenza linguistica e competenza digitale. Ovviamente individuare il livello in maniera specifica è un po' complicato, penso che anche nell'ambito delle lingue, anche gli insegnanti stessi, diciamo, hanno un po' di difficoltà nel capire bene tutti i livelli perché sono vastissimi. Abbiamo deciso di semplificare con queste tre voci, sufficiente, buona, ottima, però
anche per darvi un'informazione, se vi può essere utile per curiosità leggere, vi spiego un po' che cos'è il quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Per esempio, il quadro comune europeo di riferimento per le lingue, quindi è questo modello standard che viene utilizzato in tutta Europa e che sul curriculum è utile indicare. Voi vedrete che nella compilazione dei curricula molto spesso c'è, per esempio, chi utilizza Europass, anche se è sconsigliato, diciamo, dalle aziende, però per farvi capire lì bisogna indicare nello specifico a quale livello io appartengo nella conoscenza della lingua. E il quadro comune europeo di riferimento divide la conoscenza delle lingue in tre macro aree praticamente. Abbiamo il livello A, il livello B e il livello C. Il livello A è l'utente di base, il livello B è l'utente autonomo e il livello C è l'utente avanzato. E poi, come potete vedere, questi livelli si dividono a loro volta in A1, A2, B1, B2, quindi diciamo in maniera un po' più complicata. Per semplificarvi un po' la compilazione appunto della scheda candidatura, se per esempio io ho anche una persona che mi porta un curriculum e c'è scritto che lui ha come conoscenza della lingua, per esempio italiano, il livello A1 o il livello A2, quindi lo consideriamo come utente di base. Quindi di conseguenza sulla scheda candidatura lo indichiamo come sufficiente. Se invece, per esempio, il livello B1 o il livello B2, lo indichiamo come conoscenza buona e il livello C1 e C2 è quello avanzato, quindi la consideriamo come conoscenza ottima. Come vi dicevo, il quadro comune europeo è complicato e lungo, quindi adesso non è il caso, insomma, di leggerlo, però ho voluto inserirlo nelle slide così ve lo inviamo, ve lo potete leggere con calma, perché vi ho messo proprio la divisione e la descrizione dei vari livelli che vengono, diciamo, appunto, considerati nel quadro comune europeo per le lingue. Così vi date un po' un'occhiata anche per avere un'idea. A volte mi è stato utile quando ho compilato il curriculum, magari avevo i descrittori vicino, soprattutto i primi colloqui, cercavo un po' di valutare la persona e a seconda di quello che avevo letto, delle indicazioni appunto europee, ho più o meno saputo indicare il livello di riferimento. Allora, vedo che c'è una mano alzata. Sì, Filippo? Sì, eccomi, grazie. No, chiedo proprio questo. La definizione di questi livelli implica dei test, credo. Adesso li possiamo fare noi o lasciamo che la persona si autodefinisca in base a queste No, sì, descrizioni? diciamo fare i test appunto è complicato e magari poi ci sono proprio le sedi, diciamo, ufficiali che fanno i test. Noi, diciamo, cerchiamo di avere magari appunto per questo ve l'ho inserito come informazione così vi date un po' una lettura perché vedrete che tipo i livelli A, A1 e A2 sono quelli un po' di base. Magari che ci può capitare con lo straniero che non sta qui da tantissimo tempo, che magari ci sa dare le informazioni di base sul lavoro, sulla famiglia in maniera molto semplice. Invece vediamo che con i livelli B1, B2, C1 e C2 aumenta, quindi una persona che riesce a parlarci di cose un po' più complesse, anche delle emozioni, dei pensieri che sono, diciamo, considerati dei livelli un po' più alti, perché esprimere in una lingua straniera un'emozione, un sentimento diventa qualcosa di più complicato se riesco a capire la TV. Insomma, utilizziamoli giusto C'è per il avere delle idee. quadro anche per le competenze digitali? Sì, adesso ci Esatto, arriviamo, Filippo. esatto. Però la domanda che tu facevi è significativa. Chiariamolo questo aspetto. Non è richiesto di fare i test di livello di lingua, ok? Siccome l'altra volta noi abbiamo fatto una classificazione di massima per capire più o meno il livello e giustamente ci avevate posto la domanda, ma come facciamo? Quello che è sufficiente per me può non essere sufficiente per te e viceversa, no? Quindi Sonia ha fatto una ricerca rispetto a quelli che sono i riferimenti che si utilizzano in linea di massima per determinare il livello di competenza linguistica.
Questi sono i confini, poi è chiaro che a noi non è richiesto di fare un test per la competenza specifica, quello ci sarà una sede opportuna se sarà richiesto valutare la competenza linguistica, anche sulla competenza digitale, adesso ci arriva Sonia, abbiamo più o meno fatto lo stesso discorso, cioè noi dobbiamo essere in grado di fare un invio orientato, quindi la prima cosa che, sulla quale dobbiamo prestare attenzione è la condivisione di un linguaggio. Quindi per noi indicare che una persona ha un livello linguistico sufficiente corrisponde più o meno a quello che secondo le normative europee è rappresentato dalla definizione utente di base e così via. Non vi è richiesto chiaramente di somministrare dei test. Se per la persona sarà necessaria la somministrazione del test per stabilire in maniera puntuale il livello linguistico, ci sarà poi la sede opportuna dove questo verrà fatto. Però dobbiamo essere sicuri che quello che per te, Filippo, è sufficiente lo è anche per me, ok? Chiarissimo, è un problema proprio di condivisione di linguaggi, ok? Chiarissimo, grazie. Ok, c'è un'altra mano alzata, Claudio? Sì, solo per capire una cosa, siccome io i primi due incontri non sono proprio stato presente e la linea di questo è molto ballerina, ogni tanto esco, rientro, quello che state dicendo è che il centro d'ascolto dovrebbe preparare una scheda di candidatura che poi dovrebbe matcharsi con le schede di proposta che inviate voi invece, questo è il succo generale. Sì, questo è il succo. Però Claudio ti arriverà comunque tutto quanto il materiale, ne abbiamo già parlato oggi. Quindi... Per capire, per poter sì. Intuire quando ho dei buchi, insomma, lo scopo è certo. Questo. Scrivere sì, una scheda, esatto. Noi gestiamo la scheda di candidatura, voi gestite le schede di proposta. In linea di massima, ma non necessariamente, nel senso che tu nel tuo territorio potresti intercettare una proposta, un'opportunità e metterla in condivisione. Questo sta succedendo, lo diceva prima anche Lorenzo, no? Però magari questo aspetto lo vediamo dopo, nel momento in cui poi affrontiamo anche tutto il resto dell'organizzazione, ok? Ok, niente, quindi appunto come diceva Monica non dobbiamo fare noi alcun test, però io ve li ho inseriti così vi date giusto un'occhiata anche per vostra curiosità, insomma, dei livelli ve li ho riportati, così come... questo qui è quello diciamo le competenze di riferimento europee rispetto alle competenze digitali, quindi questo come per le lingue giusto per avere un'idea generale, quindi quando voi inserite sulla scheda candidatura che ha delle competenze digitali sufficienti noi le intendiamo che abbia più o meno queste competenze indicate come utente di base e così via, quindi giusto per conoscenza così date un'occhiata, giusto per curiosità, insomma ve le leggete. Ok, ed ecco qui appunto la scheda candidatura che abbiamo visto e questa è la scheda proposta che come abbiamo appena detto è quella che gestiamo noi come equip officina, quindi che compiliamo ed inviamo nel momento in cui veniamo a conoscenza di una proposta di lavoro, di tirocinio e corso di formazione. Inseriamo quindi qui tutti i dati, la figura professionale che viene ricercata o il corso di formazione per che formerà quella figura professionale, la sede in caso dell'ente di formazione o dell'azienda presso il quale fare il tirocinio o di lavoro, il nome dell'azienda dell'ente, il numero delle risorse richieste, quindi se sono richiesti più di un tirocinante e poi vi mettiamo tutti i dettagli in merito alle informazioni che noi abbiamo sulla tipologia di lavoro oppure in merito al tirocinio o al corso di formazione, quindi vi inseriremo tutte le informazioni. E come abbiamo detto negli scorsi incontri, quando noi inviamo la scheda di proposta, noi come vedete qui in alto inseriremo la data di invio, perché appunto come è indicato in basso, scriviamo che nel momento in cui voi vogliate candidare una persona è magari necessario inviare la candidatura entro 7 giorni dall'invio della nostra scheda di proposta e anche l'altra volta è emerso il dubbio sui 7 giorni che magari potevano essere un tempo limitato magari di ampliarlo a 10 giorni però appunto Monica anche l'altra volta vi ha detto che
Può capitare, penso capiterà spesso, soprattutto con l'urgenza adesso che c'è, quando le aziende contattano, insomma, di trovare il personale in pochissimi giorni, quindi rischiamo che se già 7 giorni sono tanti, se andiamo oltre può succedere, insomma, che non c'è più l'opportunità di lavoro, di tirocinio. Allora, finiti gli strumenti, rivediamo come avviene il processo della preparazione del fascicolo candidatura fino ad arrivare ai referenti. Quindi noi prepariamo il fascicolo della candidatura, quindi prepariamo la scheda candidatura, il curriculum, compiliamo il SIS o possiamo anche aggiungere la relazione, carichiamo tutti i documenti sul SIS, come dicevo l'altra volta, questo è utile perché se serve in maniera un po' più rapida per l'attivazione di un tirocinio, per un lavoro, di scaricare tutti i documenti della persona, andiamo direttamente sul SIS e facciamo tutto in maniera più rapida. E poi se vogliamo allegare il bilancio delle competenze, quindi che abbiamo fatto con la persona. Una volta preparato tutto questo fascicolo, contattiamo il referente, l'indirizzo dell'equipe officina è questo qui, equipofficinacaritas@gmail.com, così questa casella di posta è gestita da tutti i referenti che abbiamo nell'equipe di progetto. Sì, che magari se si mostrano, fatevi riconoscere referenti, infatti, che loro vediamoli. Si nascondano sempre. Vincenzo Frusciante, settore est. Ok. Antonella Cossu, settore ovest. Loro non amano che io li faccia esporre. Francesco Lotito, settore nord. Anna, Marco, ci sono? Marco l'ho visto. Marco Mascagni, settore ovest, centro ovest. Mario Conclave, settore sud. Okay. Manca solo Anna, ma non la vedo. Forse non c'è collegata. Forse non c'è. Allora, Mario Conclave, settore sud. Eccolo qua Mario, ti vediamo in grigio, ma vabbè, avevo sentito la tua voce. Allora, loro appunto sono i referenti che gestiranno questa casella di posta, quindi come vedete ovviamente essendo più di uno, magari è utile scrivere come oggetto della mail il nome e il cognome del candidato più il nome del referente, così loro possono smistare più rapidamente le mail. Ok, anche l'altra volta abbiamo visto una lista appunto di quelli che sono i PTA. Il referente va contattato con quale email? Personale o della Caritas? C'è scritto, vedi qua, equipe officina. E questo volevo sapere. Mm-hmm. Grazie. Ok. Ed ecco qui, come abbiamo detto anche l'altra volta, comunque questa lista, come vi ha detto Monica all'inizio, sarà sempre in aggiornamento perché qui abbiamo indicato, insomma, quelle che sono le parrocchie che hanno partecipato alla formazione che si sono iscritte come PTA. Quindi questo poi ovviamente come le altre volte... Sono inserite tutte le parrocchie? Allora, noi abbiamo inserito quelle che si sono, diciamo, presentate e indicate durante la formazione. Alla dodicesima manca Santa Maria Addolorata. Allora, non facciamo un campanilismo così, noi sto scherzando. È una nota di visione. Certo, infatti dicevamo all'inizio, io lo sapevo che qua poi iniziava il pathos. No. Nel senso solamente... che queste sono le come dire, il risultato della chat che noi abbiamo accumulato tra gli altri due incontri. Probabilmente qualcosa ci è sfuggito, lo aggiungeremo e cercheremo di dargli una forma. Questo era per darvi un po' il quadro. Per esempio, tu ci dici che manca questa parrocchia, per noi no, veramente ne mancano sei, vabbè, comunque a posto, perfetto. Ne mancano sei per la quindicesima, no, ne mancherebbero sei, però bisogna dire no, allora forse non ci siamo capiti. Io ho capito chi è stato presente al... Allora, il risultato di questi incontri sarà quello di avere un PTA per prefettura, ok? Quindi chiaramente non ci sono scritte tutte le parrocchie di tutte le prefetture. Qui ci sono scritte le prefetture rappresentate con le parrocchie che hanno partecipato.
Ora è possibile che qualcuno ci sia sfuggito, quindi questa è sicuramente perfettibile, però allo stato attuale questa è la notizia che noi siamo riusciti a sintetizare, ecco, mettiamola così. Beh, manca sicuramente Sant'Ugo, perché io ho partecipato sempre. Sì, l'abbiamo messa come prefettura, però aggiungeremo tutte, non temete che tutti saranno rappresentati. Manca pure la 21esima prefettura, no, la vedo. Che è che non vedo? La 21esima, dove sta? Dove sta la 21esima? Non ci sta la 21esima, quindi aggiungeremo la 21esima. L'hai messa in chat la 21esima, Domenico? Hai scritto 21esima prefettura, sì, in certo, chat? Certo. Ok, perfetto, allora la ritroverai la prossima volta. Ok. Allora, io in realtà ho terminato, quindi passo la parola a Cristina De Rubeis, che è appunto la volontaria del PTA Don Bosco, che conosce il progetto, ormai si affianca in maniera preziosa, perché ha, diciamo, tutto un percorso personale e professionale importante, diciamo, per quanto riguarda i servizi al lavoro, quindi insomma, oggi sarà qui con noi per raccontarci un po' la sua esperienza, in quanto, diciamo, portare come testimonianza il fatto di coniugare un po' l'aspetto pastorale con l'aspetto un po' più tecnico. Quindi io ora interrompo la condivisione e lascerei la parola a Cristina. Allora, buonasera a tutti, mi sentite bene? Pronto? Sì, okay. Si sente. Sì. Okay. Allora, grazie Sonia, bene, spero di non disattendere le aspettative dopo questa introduzione. Allora, sì, io mi occupo di questo settore da molto tempo e ora ci è stato chiesto, poiché in parrocchia abbiamo, diciamo, un abbozzo di servizio di orientamento, di condividere con voi l'esperienza che in questo ultimo anno stiamo facendo. E quindi se posso condividere lo schermo, credo, e vi faccio subito vedere la stile. Allora, senz'altro importante contestualizzare gli interventi che facciamo, perché non si tratta, diversamente da come io e anche altri volontari che ho ascoltato nei giorni passati, negli incontri passati, facciamo per lavoro, ci troviamo davanti a un target di persone sicuramente con più difficoltà e soprattutto siamo spinti da motivazioni differenti. E quindi, benché lo scopo sia sempre quello di aiutarli a trovare la dignità del lavoro, diciamo, l'approccio ha senz'altro dei contenuti diversi. Importante dire che nel nostro caso siamo una delle parrocchie anagraficamente più numerose d'Europa e con una grande presenza di stranieri extracomunitari e una popolazione piuttosto anziana. Questi sono fattori che dobbiamo tenere presente nel momento in cui diciamo, individuiamo dei processi di lavoro e degli approcci, perché è necessario commisurarli alle esigenze di queste persone. Il nostro centro di ascolto, devo dire, in questo momento è particolarmente benedetto dalla provvidenza, perché durante la pandemia è aumentato notevolmente il numero dei volontari che svolgono servizio nel CDA e che si sono formati. Infatti attualmente siamo 6 operatori più un coordinatore Caritas parrocchiale e un gruppo per la distribuzione degli alimenti, e questo ci consente di tenere aperto il CDA 3 pomeriggi a settimana con 2 persone presenti stabilmente ogni pomeriggio. E quindi, diciamo, ci rendiamo perfettamente conto che rispetto a molte situazioni è una condizione di privilegio. E quindi siamo aperti il lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle 4:30 alle 6:30. Il fatto di essere presenti in parrocchia 3 volte a settimana
ci consente di dedicare una giornata specifica a questa attività. Negli ultimi 3 anni ci siamo resi conto appunto che non è sufficiente supportare i nostri utenti con dei servizi che rischiano di diventare innanzitutto degli alibi che impediscono poi di reagire alla povertà, ma anche un puro assistenzialismo. Come ha sottolineato prima Monica, pensiamo sempre che sia meglio insegnare loro a pescare, visto che ancora non abbiamo abbastanza prede per moltiplicare pane e pesci, e quindi di aiutarli a costruire una canna da pesca e poi insegnare loro come utilizzarla. In fondo i vari concetti che abbiamo sentito anche negli altri incontri di ricerca attiva di un'occupazione altro non è che questo, cioè imparare ad usare gli strumenti che già sono in possesso delle persone che incontriamo e sono le loro soft skill, le loro esperienze professionali eccetera, e dargli una forma e una sostanza in un curriculum e in un bilancio delle competenze, e poi insegnare loro come utilizzare questo strumento per appunto andare a pesca. Quali sono le caratteristiche della nostra utenza? Anche questo aspetto diciamo è molto da tenere presente, perché diversamente da i contesti in cui ecco, può lavorare Bruno, che ci raccontava essere un cacciatore di teste, che quindi magari si trovava davanti persone molto qualificate, molto con grandi esperienze professionali alle spalle, oppure quello che può succedere in altri contesti in cui le persone sono più motivate, sono più smart, hanno più strumenti, eccetera. Noi abbiamo davanti degli utenti che vivono un momento di difficoltà e talvolta un momento anche molto lungo. Quasi nessuno dei nostri utenti, ad esempio, parlo del nostro centro di ascolto, ma credo a fattor comune diciamo, di poter condividere molte di queste situazioni, quasi nessuno dei nostri utenti sa usare con disinvoltura un PC o ne possiede uno. Solo la metà sa navigare con disinvoltura e mandare delle mail. Quasi tutti hanno uno smartphone, ma non sempre hanno anche internet, perché non sempre i loro smartphone sono carichi, non sempre hanno la rete. Molti sono stranieri e non sanno scrivere bene in italiano, qualcuno ha anche difficoltà a leggere. Circa il 50% ha oltre 45 anni, e questo sapete che nel nostro mercato del lavoro spesso è un handicap. Il 60% nel nostro caso sono donne con bambini, spesso in età scolare e quindi ancora da accudire. Dobbiamo tenere presenti tutti questi aspetti anche quando facciamo il bilancio delle competenze, naturalmente, ma anche quando diciamo loro come utilizzare gli strumenti. Ci facevamo infatti proprio l'altra volta la domanda: il bilancio delle competenze sarebbe bene meditarlo, portarlo a casa, ragionarci su e riportarlo compilato? Sì, questo è vero, bene se si riesce a fare, però dobbiamo tenere presente che alcuni dei nostri utenti non saranno in grado di farlo da soli e quindi hanno bisogno di supporto, e noi ci dobbiamo porre nella condizione di supportarli. Abbiamo, come detto, dedicato un giorno esclusivamente a questa attività. La parola esclusivamente prendetela col beneficio del dubbio, perché come sapete in un centro d'ascolto poi c'è sempre l'eccezione, c'è sempre l'emergenza, e quindi si fa anche altro. Però tendenzialmente i volontari che ricevono gli utenti il mercoledì e il giovedì individuano durante il loro colloquio la necessità per questo utente di fare un po' di orientamento e gli dà un appuntamento per il lunedì, per un lunedì del mese. Quindi quando il lunedì riceviamo al massimo in genere 2 persone,
abbiamo il vantaggio che le altre volontarie li hanno già colloquiati, hanno già inserito nel SIS gran parte delle informazioni, e questo ci permette anche di sapere in anticipo, poiché condividiamo anche il calendario degli appuntamenti, di sapere in anticipo alcune caratteristiche dell'utente, quali sono le sue diciamo, situazioni di bisogno, di disagio, se ci sono bambini piccoli da accudire, qual è diciamo, un po' la sua storia, e ci porta un po' avanti nell'approccio poi per aiutarlo durante l'orientamento. Che cosa facciamo in particolare? Diciamo poche cose sostanzialmente. Innanzitutto spieghiamo qual è l'obiettivo del colloquio di orientamento che facciamo con lui. Spieghiamo che non siamo un ufficio di collocamento e non troviamo lavoro a nessuno, perché è necessario non generare false aspettative e soprattutto stimolare l'utente a appunto una ricerca attiva, a farsi protagonista di questa ricerca. E quindi spieghiamo che se non si attivano nessuno li verrà a cercare per dar loro un lavoro, perché la frase classica che mi sento rispondere è: sì, sono iscritto al collocamento da tanti anni, loro lo chiamano quasi tutti ancora così, centro per l'impiego è ancora un termine, nonostante siano quasi 30 anni che si chiama così, desueto, però quasi tutti ci rispondono: però non mi hanno mai chiamato. Ma nessuno li chiamerà mai se non si candidano, perché anche il centro per l'impiego diciamo agisce come qualunque altra agenzia o semplicemente qualunque altra bacheca, cioè, se uno non si candida non ti chiamano. E facciamo prendere anche consapevolezza che, come diceva Bruno l'altro giorno, cercare un lavoro è un lavoro di per sé. Poi iniziamo a costruire con loro un curriculum semplice. Semplice perché? Perché talvolta vengono magari già con un curriculum europeo scritto alla bene e meglio, fatto al centro per l'impiego, dove ci sono più spazi vuoti che spazi pieni, e quindi magari se lo portano lo utilizziamo anche come base di conversazione per cominciare a capire quali sono le potenzialità e l'obiettivo di ciascuno. Partiamo da lì per ragionare e ne costruiamo uno nuovo. Cerchiamo sempre di essere concisi, perché come detto il curriculum dovrebbe essere al massimo di 2 pagine. Per questo utilizziamo semplicemente i formati Word che già Word propone in automatico. A seconda dell'utente che abbiamo davanti diciamo, scegliamo un formato più o meno adatto. E poi lo giriamo, una volta compilato brevemente, individuato insomma, secondo tutte le descrizioni che già abbiamo visto con Sonia e prima ancora con Bruno e la collega, cerchiamo di strutturarlo facilmente. Poi lo mandiamo loro sia sulle mail, sia in formato Word che in PDF. Perché? Perché poi loro lo utilizzeranno sostanzialmente, in particolare dal cellulare. La maggior parte di loro ce l'ha in questo modo già sul proprio cellulare e lo potrà utilizzare per allegarlo ad email o inviarlo ai link delle candidature. E solo in questo modo per loro diventa uno strumento. Ci è capitato spesso di stampargliene delle copie perché qualcuno ci chiede ancora di portarlo a mano, però spieghiamo che è un sistema che porta decisamente poco frutto. E spesso insegniamo loro anche come allegarlo ad un'email, cioè non dobbiamo dare per scontato che tutti gli utenti sappiano fare queste cose, però dobbiamo dare invece per scontato che è necessario saperle fare, perché è questo ormai il sistema per veicolare le domande di lavoro. E quindi gli insegniamo come farlo. A questo punto abbiamo la canna da pesca.
Ora dobbiamo però insegnare a queste persone a conoscere il mare in cui stanno navigando. E quindi diamo anche alcune spiegazioni. Per esempio, per quanto attiene al centro per l'impiego, spieghiamo che è indispensabile fare discrezione ed è indispensabile candidarsi alle offerte. Quindi vi facciamo vedere il sito del centro per l'impiego, come si fa a rispondere alle offerte. Gli spieghiamo anche che è indispensabile, mi soffermo un attimo sul centro per l'impiego, perché Monica mi aveva chiesto anche di fare qualche accenno su questi aspetti, sia che l'iscrizione è indispensabile per maturare alcuni requisiti. Sapete bene che un disoccupato iscritto da oltre 12 mesi è molto più appetibile per un'azienda di uno appena iscritto, perché nel caso di un'assunzione a tempo indeterminato con quel disoccupato l'azienda risparmia molti soldi, perché può beneficiare di alcuni sgravi contributivi. Quindi iscriversi consente di maturare alcuni requisiti e anche di esercitare alcuni diritti, perché il reddito di cittadinanza richiede l'iscrizione al collocamento preliminarmente, l'esenzione dal ticket richiede l'iscrizione al centro per l'impiego e via dicendo. Quindi spieghiamo che è necessario farla. Spieghiamo anche che al centro per l'impiego ci si può iscrivere non solamente nelle liste ordinarie, ma anche nelle liste per potersi candidare ai lavori nelle pubbliche amministrazioni. Tutti quei lavori che nella pubblica amministrazione non richiedono requisiti particolari e per i quali è sufficiente la scuola dell'obbligo, le pubbliche amministrazioni non bandiscono concorsi pubblici, bensì fanno selezioni pubbliche tramite i centri per l'impiego. È necessario essere iscritti in una lista apposita, che è appunto quella della legge 56/87, naturalmente avere i requisiti, ma anche essere cittadini italiani. Scusate, ho visto che qualcuno ha alzato la mano, se volete mi interrompo. Sì, avrei una domanda, sono Giuseppe Canale. Questi centri per l'impiego cosa sono, territoriali in base alla residenza? I centri per l'impiego a Roma dovrebbero essere 4 o 5. E l'importante è che sia un centro per l'impiego del comune di residenza. In realtà da tempo si possono iscrivere anche in altri comuni, però sostanzialmente quasi tutti sono iscritti nel comune di residenza. Roma è divisa in zone, ma è divisa in zone solo per comodità. L'iscrizione al centro per l'impiego poi vale su tutto il territorio nazionale, mentre l'iscrizione nelle liste della legge 56 per lavorare nelle pubbliche amministrazioni, quella è territoriale. Non so. Grazie. Se sono stata... Posso? Grazie. Prego. Posso parlare? Certo. Io in realtà avevo alzato la mano prima perché una domanda... Ah, scusami. No, non è un problema, era per Sonia, perché mi chiedevo per come avete prospettato... Il protocollo. Scusami Claudio, però io non interromperei adesso Maria Cristina nella cosa. Se la domanda è per Sonia, magari poi ci ritorniamo dopo. Ho anche una domanda per Sonia. Beh, per Cristina. Cioè, quando noi avevamo parlato tempo fa e tu mi dicevi che stavi seguendo questo nuovo progetto, io ti dico che mi sembrava una specie di centro per l'impiego che si rivolgeva a un bacino d'utenza con caratteristiche, diciamo, più basse riguardo a quelle smart che si dicevano, e che probabilmente dall'altra parte matchava una richiesta di competenze più basse. Al di là di questo, che a me sembra effettivamente un po' rimasto, c'è sempre il problema, ma siamo sicuri che non stiamo facendo intermediazione? Assolutamente no. Scusami. Vai Cris, spiega. Sì. Però perché l'abbiamo anche già detto questa cosa. Io purtroppo sono al terzo incontro. Adesso te lo spiega Cristina. Allora,
questa cosa dell'intermediazione, allora è bene sempre tenere presente che l'intermediazione in Italia è un reato, ma l'intermediazione si configura laddove c'è un interesse economico che viene messo in gioco, si percepiscono indebitamente dei soldi per mandare qualcuno a lavorare o se non dei soldi comunque dei benefici per mandare qualcuno a lavorare, e non ha nulla a che vedere con l'aiuto che invece si può offrire a delle persone che in uno stato comunque di necessità ci chiedono di aiutarli a fare un curriculum o di avere delle spiegazioni. Io faccio sempre questo esempio: se la mia vicina mi bussa e mi chiede di aiutarla a compilare la domanda per l'iscrizione a scuola del figlio o di aiutarla a fare un curriculum perché deve mandare la domanda alle poste, non si configura un'intermediazione di mano d'opera, che è tutt'altra cosa. Quindi su questo vi voglio assolutamente rassicurare. E anche perché insomma la Caritas si è dotata di un sufficiente supporto legale che non ci avrebbe mai consentito di andare fuori dalle righe. Okay. Quindi io ho una domanda, ma forse è meglio farla okay. Alla fine della tua presentazione. Va bene, allora vado avanti. Quindi sì, la farei terminare perché sennò perdiamo un pochino il filo e poi ci sarà spazio per le domande, ok? Quindi appunto cerchiamo di dare queste spiegazioni e anche queste informazioni, anche al centro per l'impiego possono essere aiutati a fare un curriculum, possono chiedere di essere segnalati per dei corsi o di cercare dei corsi, e possono anche essere inseriti in progetti mirati. Sapete che ci sono dei progetti per le donne in reinserimento lavorativo, ci sono le borse, la garanzia giovani per i ragazzi sotto i 27 anni e via dicendo. Inoltre, laddove la persona con cui stiamo facendo il colloquio fosse un invalido, può anche chiedere l'iscrizione alle liste degli invalidi. Anche in questo caso, e è necessario sempre candidarsi, nessuno li andrà mai a chiamare a casa e gli dirà venite a lavorare perché siete invalidi. Ci sono delle offerte riservate agli invalidi, debbono entrare sul sito una volta iscritti nelle liste degli invalidi e candidarsi. E molti considerano questo aspetto cioè come se per loro potesse essere dannoso iscriversi nelle liste degli invalidi. In realtà è un vantaggio perché molte aziende sono obbligate ad assumere degli invalidi e preferiscono sempre poterseli scegliere, quindi candidarsi significa andare a fare un colloquio e spendersi anche quella possibilità di farsi conoscere e quindi giocarsi una carta. Quindi noi glielo diciamo, io glielo dico sempre. Peraltro Cristina, scusami se ti interrompo, intervengo. Certo. Vorrei aggiungere che spesso e volentieri al tema del disabile noi abbiniamo, sì sono Bruno, al tema della disabilità spesso attribuiamo un preconcetto molto critico e negativo. Ti posso dire chiaramente senza dirti chi, che c'è l'amministratore delegato di una delle più importanti multinazionali al mondo che ho assunto io all'epoca, che è invalida al 100%. Certo. Anche perché le invalidità possono essere di varia natura, quindi non tutte in realtà possono costituire un limite vero e proprio, dipende dal lavoro per cui ci si candida. Poi diamo loro diciamo un po' delle informazioni per quanto attiene alle agenzie di lavoro. Molti non sanno come funzionano, le considerano solamente ne considerano solo l'aspetto negativo, che è quello di lavori a tempo determinato. Ora, premesso che il mercato del lavoro non lo facciamo noi, ma al massimo lo possiamo un po' scrutare, e che quindi purtroppo va nella direzione dei lavori a tempo determinato, dobbiamo far sapere loro che queste agenzie sì, offrono contratti quasi sempre a tempo determinato, ma in regola,
e sono controllate dal Ministero del Lavoro e danno durante i loro contratti tutte le garanzie sindacali, quindi ferie, malattie e quant'altro, e inoltre costituiscono anche un'opportunità per ricostruire una rete relazionale e professionale. Perché? Immaginiamo per esempio molte donne che escono fuori dal mercato del lavoro perché hanno dei bambini da accudire, poi si rimettono in gioco dopo 4-5 anni, anche di più, hanno perso tutti i loro contatti professionali e non sanno più da dove cominciare. Ecco, poter essere una volta assunti anche per breve tempo da un'agenzia di lavoro, che cosa succede? L'azienda cliente presso cui l'agenzia ti manderà a lavorare relazionerà su di te, per cui se la relazione è buona e il feedback è buono, quell'agenzia ti richiamerà perché ha tutto l'interesse a mandare a lavorare di nuovo un lavoratore che gli ha già fatto fare buona figura piuttosto che uno che non conosce e che costituisce un salto nel buio. Quindi inoltre finito il contratto con l'agenzia non è escluso che l'azienda presso cui si è lavorati stabilizzi la persona e che abbia usato magari l'agenzia solamente per testare il lavoratore, quindi è comunque un'opportunità che secondo me non va mai scartata. Inoltre molte di queste agenzie offrono formazione gratuita perché possono contare su un fondo, il Formatemp, che finanziano loro stesse ed è una formazione sempre molto qualificante perché scaturisce dalla domanda. È una formazione che loro mettono in piedi in base alle richieste che hanno dalle aziende, quindi ad alta occupabilità. Per questo facciamo aprire loro qualche sito, in genere io gli consegno proprio un po' un elenco di siti. Ne apriamo qualcuno, gli faccio vedere come si fa a fare la registrazione, come si scelgono le offerte, come ci si candida, più o meno sono tutte uguali, i siti cambiano ma i meccanismi più o meno sono quelli. È bene farlo insieme a molti utenti perché, ripeto, non tutti sono in grado di fare autonomamente questa cosa. Poi spieghiamo la differenza tra agenzie e portali, perché i portali sono tutt'altro, sono delle mere bacheche dove si può trovare di tutto e dove bisogna scegliere con più attenzione le offerte, e diamo qualche indicazione su come riconoscere un po' le truffe, insomma se ci offrono 3.000 euro per 4 ore di lavoro ed io sono una persona poco qualificata, forse c'è la fregatura, se non mi dicono neanche che genere di lavoro andrò a fare, forse non è un'offerta seria. Anche qui apriamo qualche sito, facciamo vedere come ci si registra, è comunque utile utilizzarli perché poi ci sono anche offerte serie e suggeriamo quasi sempre di tenere un quaderno, comunque di appuntarsi, questo vale in generale per tutte le offerte, a quali offerte ci candidiamo, perché poiché questo è un lavoro che andrebbe fatto quotidianamente, alla fine ci candideremo a molte offerte e quando ci chiamerà un datore di lavoro loro non si ricorderanno più quale offerta era, per che cosa, e non è un buon modo di iniziare un colloquio. E quindi suggeriamo sempre di scriversi per quali offerte si candidano, di tenersi degli appunti in modo che se li chiamano per un colloquio sanno con chi vanno a parlare, insomma, e per quale posizione. Naturalmente non basta quasi mai un solo incontro, anzi direi proprio mai. Facciamo tornare spesso le persone per assicurarci che seguano le indicazioni e che le abbiano anche capite, che abbiano capito come attivarsi, per capire se hanno incontrato delle difficoltà in questa ricerca, se hanno fatto dei colloqui.
Qualche volta magari sono invece molto più autonomi e quindi è sufficiente contattarli via email oppure sì, mandare loro qualche opportunità che ci è capitata, a me capita molto spesso insomma di avere indicazioni di questo genere e le giro anche agli utenti che sono venuti. Poi qualche volta è anche necessario, come appunto diceva Bruno l'altra volta, dare indicazioni su come ci si presenta un colloquio, di cosa si parla, di cosa non si parla, perché pure questo non per tutti è scontato. E penso che più o meno abbiamo finito. Anche noi che abbiamo appena iniziato sappiamo che non è il nostro mestiere, anche se ecco, qualcuno di noi lo fa per mestiere, ma quando poi siamo al centro d'ascolto è altro. La nostra non è una prassi perfetta e va molto migliorata, tant'è che gli strumenti di officina ci saranno utili, perché finora non avevamo messo appunto dei veri e propri strumenti come il bilancio delle competenze. Il mercato del lavoro è in continua evoluzione, offre sempre nuovi strumenti di ricerca, qualche insidia, qualche prospettiva, quindi è sempre necessario per chi opera e vuole essere di aiuto agli utenti mantenersi aggiornati. E banalmente, ecco, ancora molti utenti sono convinti, per esempio italiani, che non possono fare i concorsi perché sono anziani, magari hanno 40 anni. I concorsi non hanno più il limite d'età. Noi ci approcciamo a fare i curriculum, ma pian piano si sta superando anche il concetto di curriculum scritto come noi lo immaginiamo, e qualcuno, soprattutto nelle fasce giovanili, comincia a girarsi dei video per proporsi alle candidature. Quindi, come potete immaginare, è molto vasto e molto diverso, perché a seconda delle posizioni, a seconda delle aziende, il mercato propone cose diverse e chi cerca trova strategie diverse. Il prossimo step che ci siamo riproposte è quello di fare un monitoraggio un po' più attento sulla nostra attività, per capire qual è poi l'efficacia dell'impegno che mettiamo in questa cosa e cosa dobbiamo migliorare. E se diciamo, i risultati positivi o negativi dipendono dall'attivazione dei nostri utenti, oppure se ci sono dei risultati negativi, se dipendono invece dalle informazioni che diamo che non sono corrette. Questo sostanzialmente è quel lavoro che facciamo. E vedo di nuovo delle mani alzate. Vi posso? Certo. Ma dunque, intanto ancora complimenti, perché veramente mi sembra che questo sia un passaggio fondamentale, insomma, uno strumento molto utile anche sul piano metodologico. Credo però che era molto importante quello che dicevi adesso alla fine, cioè sulla necessità di avere anche noi come volontari le giuste competenze per affrontare queste problematiche, che non sono banali. Quindi la necessità di fare un grosso impegno di formazione per tutti quanti. La domanda che volevo fare era questa. Oggi qui si tratta di lavorare sul mercato del lavoro, ma che può riguardare tantissime figure professionali. Ci sono quelle, diciamo, a bassa competenza, ma ci sono anche moltissimi casi di persone che hanno esperienze di, insomma, attività commerciali, piuttosto che agenti di assicurazione, impiegati di qualche tipo, eccetera. Allora, non dico dirigenti che sono andati, si trovano senza lavoro, perché si immagina che quelli magari sono in grado di affrontare i percorsi ancora più di livello, diciamo. Però per questa tipologia di persone, questo può essere considerato uno strumento valido dal punto di vista anche delle stimolazioni che fa nel momento in cui il problema non è soltanto quello di riempire una scheda, ma di descrivere proprio
base un'esperienza di vita, diciamo, dentro questa cosa. Guarda, io ti dico la mia esperienza personale, perché poi non è che esistono delle risposte uguali per tutti, però generalmente le persone più professionalizzate hanno già abbastanza strumenti anche per la ricerca e solitamente poi certo dipende da che tipo di professionalità, forse un artigiano ha meno strumenti rispetto a chi ha svolto un lavoro diciamo più di concetto, ha meno strumenti perché appunto essendo un artigiano magari utilizza di meno il web, internet, è abituato a una relazione più personale e meno virtuale, però tutto poi dipende dal singolo, ognuno ha il suo bagaglio. Una metodologia basic come questa, in cui non abbiamo grandi pretese se non quella di aiutare la persona a guardarsi intorno, inizialmente va bene per tutti, poi chi ha più diciamo più mezzi propri di conoscenza e di competenza sicuramente saprà, una volta avute le indicazioni base, trovare da solo una strada percorribile. Ok, sentite, una mozione d'ordine, siccome siamo, vorrei adesso dare la parola a Bruno e a Roberta, probabilmente andremo un po' lunghi di una decina di minuti, quindi ve lo anticipo già, perché poi così lasciamo alla fine lo spazio per le ulteriori domande, perché altrimenti... Scusate, sono stata un po' lunga. No, sei stata bravissima, guarda, efficacissima. E non so se siete d'accordo, quindi se voi siete disponibili sulle altre domande magari poi ci teniamo i 10 minuti finali anche per fare un pochino il punto della situazione. Quindi io adesso lascerei la parola a Bruno e a Roberta. Bruno l'ho visto, Roberta non l'ho ancora vista, che fanno parte, poi ne parleremo, della nostra comunità di pratica, una modalità di apprendimento che noi utilizziamo. Quindi tutti i nostri amici che hanno un'esperienza e la mettono gentilmente a disposizione, insomma, della comunità, no? Affinché diventi patrimonio di tutti. Ecco, si è palesata Roberta, la vedo, e quindi adesso io ti darei la parola e ci lasciamo le domande alla fine, negli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora. Vai Robby. Allora, buon pomeriggio a tutti, spero mi sentiate bene, ho un po' di tosse, quindi non è Covid, o meglio non è nuovamente, quindi provo comunque, come dire, a raccontarvi un attimo, essendo molto celere, passando poi la parola a Bruno. La prima cosa che vorrei fare è chiedervi se, parlando di orientamento, prendiamo giusto veramente qualche minuto di scrivermi in chat, chi vuole, le prime parole alle quali pensate nel momento in cui appunto si parla di orientamento. Prendiamoci solo 2 o 3 minuti perché mi rendo conto che, come dire, ne stiamo parlando tanto, no, di questo tema, quindi mi piacerebbe iniziare da qui, cioè dal chiedervi che cosa voi pensate che sia l'orientamento e di scriverlo appunto nella chat. Provo a vedere se la vedo perché io nel mentre sto... Eccola, ok. Grazie, sì, la vedo. Allora, discernimento, indirizzo, occasione, direzione, rimettersi in cammino, conoscere, trovare la strada, guidare, individuare le proprie potenzialità, la bussola della vita, suggerimenti. Percorso, accompagnamento, probabilità, forse scelta, Ernestina, scelta, probabilmente sì. Instradamento, capire cosa vogliamo fare. Percorrere una strada verso un obiettivo, obiettivi. Accompagnare all'autonomia, conoscere, indirizzare. Ok. E diciamo torna a incamminarsi verso una giusta direzione, mi dà proprio
capire la propria strada, raggiungere un traguardo, ok, grazie. E diciamo che sicuramente un punto in comune rispetto a tutte queste definizioni è una cosa, e cioè il fatto di vedere di fronte a sé, nel momento in cui pensiamo all'orientamento, vedere di fronte a sé un percorso che ovviamente deve essere fatto, e deve essere fatto insieme per essere fatto meglio. Che cosa ci dicono gli esperti su questo tema? Orientare significa porre l'individuo nella condizione di prendere coscienza di sé, quindi essere consapevoli, progredire per l'adeguamento degli studi e della professione rispetto alle esigenze della vita, con due obiettivi. Il primo è contribuire al progresso della società, che ovviamente la persona con quel lavoro può migliorare, può rendere in qualche maniera diversa a partire dalla sua competenza, e il secondo obiettivo è raggiungere il pieno sviluppo di quella stessa persona. Quanto dura? Qui a me è venuta in mente l'esperienza del Cammino di Santiago, però ovviamente noi cercheremo nei nostri colloqui di renderla, come dire, giusta in termini di tempistiche. Giusta perché diciamo i tempi necessari per poter dare a quella persona l'opportunità che sta cercando. Però sicuramente, come il cammino che è venuto spesso fuori anche dalle chat dimostra, è importante avere, come dicevo anche la volta scorsa, prendendo diciamo come esempio il Google Maps, il punto di partenza e il punto di arrivo, quindi avere chiaro da che cosa stiamo partendo e dove dobbiamo arrivare. Perché è importante? Perché è importante tutto questo, e perché è importante quello che siamo chiamati a fare anche attraverso questo progetto? Perché tocchiamo una cosa fondamentale che c'è nei primi articoli della Costituzione, che c'è all'interno della Bibbia in tanti passaggi dei Salmi, no? Parlando proprio dell'importanza del lavoro, perché è necessario che ciascun individuo sappia riconoscere quelle che sono le competenze sue, quelle le proprie competenze per rispondere, qua riporto, sia al mercato del lavoro che in generale della stessa vita, della vita intera. E incontrare perché per come lo dobbiamo ovviamente immaginare questo percorso, siamo chiamati ad incontrare appunto la persona per fare un pezzo di cammino insieme, no? Con una convinzione, cioè il fatto che noi sicuramente stiamo dando qualcosa a quella persona, stiamo dando il nostro tempo, stiamo dando degli strumenti, stiamo dando delle cose importanti per la ricerca di lavoro, ma dobbiamo essere sempre convinti che di fronte a noi c'è una persona che ha già in sé una sua energia, no? Una sua, come dire, una sua competenza, anche qui che è già presente, semplicemente ha bisogno appunto di essere instradata nuovamente, come dicevate voi, no? Di essere rimessa in cammino. Incontrare e connettersi perché è quello che facciamo anche qui, è proprio provare a fare questa cosa, cioè metterci in connessione con la persona che abbiamo di fronte, che rimane un elemento fondamentale che dobbiamo ricordare nei nostri momenti di incontro e di colloquio, e porre a sua volta le condizioni attraverso il nostro incontro con la persona affinché quella persona a sua volta sia, come dire, poi nelle condizioni di poter a sua volta connettersi con la realtà intorno a sé. E gli strumenti che stiamo cercando un pochino di condividere in questi momenti di incontro hanno proprio questo obiettivo. Cosa è importante, anzi, avere chiaro, e, tralasciando l'inglesismo che in tanti contesti, ahimè, spesso utilizzato e viene facile poi utilizzare, no? Che cosa è importante aver chiaro però, calando il tema dell'orientamento in quello che è il nostro contesto? È importante avere, diciamo, chiaro il fatto che la persona ha percorso
una carriera umana accanto ad una carriera professionale o magari solo una carriera umana, fino a quel momento almeno, ed è importante valorizzarla perché, come ci siamo spesso raccontato, non siamo un'agenzia per il lavoro, non siamo un centro per l'impiego, dobbiamo in qualche, ma abbiamo la responsabilità, in qualche maniera anche la possibilità di aiutare le persone a trovare lavoro, ma non dimenticandoci l'aspetto più umano che è caratterizzante rispetto agli incontri che appunto siamo chiamati a fare attraverso questo progetto. E una modalità potrebbe proprio essere fare sempre riferimento su i ruoli che quella persona che stiamo incontrando ricopre all'interno della, magari della parrocchia, all'interno della società, all'interno della famiglia e via di seguito, proprio per cercare di accorciare le distanze con la persona che stiamo incontrando. Per fare tutto questo, e diciamo tutto questo è finalizzato a che cosa? Ad avere chiaro determinati punti, ad aver chiaro in primis il percorso che è stato fatto sino a quel momento, e per questo motivo ci viene incontro e ci torna utile il bilancio delle competenze. Avere chiaro come secondo punto dove siamo ora, scrivendolo, riportandolo su un curriculum che sia chiaro, come ci siamo detti più volte, essenziale, efficace e utile per l'orientamento che appunto stiamo svolgendo. E la terza cosa chiara, come appunto l'idea del cammino di cui abbiamo parlato diverse volte ci suggerisce, avere chiara una meta, cioè dove stiamo andando, e questo ovviamente è arricchito dalla relazione tra il PTA e l'equipe, come ci raccontava prima Sonia, e ovviamente anche dal focus su quelli che sono appunto gli strumenti utili, per i quali lascio la parola a Bruno, che vedo pronto a prendere la parola. Ok, grazie Robby. Allora, tu dovresti chiudere la condivisione e io metto la mia, giusto? Vediamo un po'. Allora, condividi schermo e voilà. Allora, intanto mentre lui condivide, devo dire che la presentazione di Cristina è stata sicuramente molto efficace, molto utile, e sarà senz'altro molto importante potere avere le slide come sempre, no? In modo da poterci tutti quanti ragionare. Suggerisco peraltro su queste slide, io lo farò sicuramente, poi insomma se qualcuno lo vuole eventualmente lo metto a disposizione, faccio proprio un banalissimo decalogo delle cose da fare per evitare di perdersi un passaggio, perché comunque partendo dal presupposto che nessuno di noi lo fa di lavoro questo, magari ecco due o tre tra noi forse un po' sono più abituati, però insomma la stragrandissima parte di noi non lo fa per lavoro ed è quindi facile dimenticarsi un passaggio, invece metodologicamente può essere utile seguirli step by step, come si dice in inglese. Quindi ecco, appena arriveranno le slide di Cristina, le integro con quelle mie, eccetera, io farò questa cosa, poi magari la mando a Sonia, vediamo se può essere utile. Per quello che riguarda l'intervento di adesso, io semplicemente farò un breve overview, come vedete sono soltanto 7 slide, quindi proprio molto, molto rapido, su quello che ci siamo detti l'altra volta, entrando un po' nel particolare di che cosa effettivamente significa attuare quelle iniziative che abbiamo discusso. Allora, volevo cercare di mettere la presentazione da... perché adesso vediamo un po'. Niente, mi appare la barra di Zoom sopra e non me lo fa fare, vabbè, la vedremo in questo modo. Allora, innanzitutto non ci scordiamo il principio chiave, è stato anche riportato nelle slide di Cristina, io lo ribadisco questo con forza, cercarsi un lavoro è un lavoro, è il lavoro del disoccupato. Fino a quando uno non ha un lavoro, il suo lavoro è cercarselo. E chiunque lavori lo fa con una professionalità più o meno alta, più o meno spinta, ma comunque con una certa professionalità. Quindi anche cercarsi il lavoro va fatto con professionalità. Come diceva giustamente Cristina, lo ribadiamo, le persone non possono pensare che glielo troviamo noi il lavoro. Non è quello che ci chiede Caritas, non è tutto sommato nemmeno quello che ci ha chiesto Papa Francesco l'anno scorso. Ci è stato chiesto, però mi ricordo, ripeto, tanto le parole di Don Ben all'inizio,
di ascoltare e di metterci a disposizione da fratelli nei confronti di chi è più fragile. E quindi cosa possiamo fare? Li possiamo aiutare cercando di farlo in maniera sistematica e metodica. Quindi questi sono i principi base. Se noi lavoriamo con questa modalità, sicuramente faremo il nostro. E che cosa possiamo fare? Ecco, prima Cristina diceva, noi gli facciamo vedere alcune applicazioni pratiche. Ora, effettivamente, nei limiti del possibile, quello che poi vado a dire anch'io. Sostanzialmente, l'altra volta si parlava di due modalità con le quali darsi da fare. Una è iscriversi a una serie di siti. Bruno, che sono tanto va via la tua voce. Sì? Ma io sono sempre fermo. Vabbè, dicevo, che cosa si può fare? Allora, i siti e le app. I siti sono tutti molto simili. Io qua ne ho indicati alcuni. Ho indicato, i primi due sono, tra virgolette, un po' più per professioni medie e medio-basse. Poi ci si trova anche altro, ci trovi anche gli ingegneri, eccetera. Però in linea di principio, ecco, questi qua sono siti per professionalità che probabilmente in gran parte incontrano le esigenze delle persone che si affacciano ai nostri centri. Anche perché mi ha colpito, è stato molto utile vedere pure i numeri che Cristina ha presentato di la tipologia che si presenta, di persona, di utente che si presenta ai nostri centri. E certo, magari in un territorio quale quello di Roma Est, di Cinecittà, ci potrà essere probabilmente un afflusso maggiore di immigrati, magari sarà più facile trovare persone straniere, eccetera, però ritengo che, certo, in una parrocchia di Parioli probabilmente i numeri saranno diversi, però comunque il problema della fragilità è comune a tutti, quindi certamente è più probabile incontrare le nostre sale con le persone con cui parliamo, persone che hanno questo background, quindi questi sicuramente vanno assolutamente studiati e approfonditi. Gli altri sono assolutamente validi perché ci trovi di tutto, qui ci trovi dal manager aziendale al direttore degli acquisti, al responsabile di stabilimento, ma ci trovi anche l'addetto al magazzino, ci trovi il tecnico di laboratorio, ci trovi anche il cuoco, ci trovi il cameriere, ci trovi anche professioni, diciamo, di livello medio-basso. Quindi comunque il suggerimento che vi do, e come diceva giustamente Cristina, poi alla fine, ve lo dicevo anche io l'altra volta, si assomigliano tutti, esplorateli, cioè fate... Prima di incontrare le persone, magari insieme con gli altri componenti del PTA con i quali poi farete il lavoro, magari vedetevi e fatelo insieme, perché per alcuni sarà banale, per altri sarà un po' più complesso. Ma comunque ribadisco, questi sistemi viaggiano su logiche che sono molto simili. Ora poi vedremo la penultima slide, qualcosa di operativo. Infine c'è LinkedIn. LinkedIn è la piattaforma ufficiale per il lavoro, ma io ho voluto mettere apposta solo per determinate professioni, perché dare a un lavapiatti dello Sri Lanka che non parla italiano l'indicazione di andare su LinkedIn mi sembrerebbe offenderlo, prenderlo in giro e offenderlo, non avrebbe veramente alcun senso. Però ecco, se si presenta a noi magari il quadro aziendale che lavorava in un'azienda di arredamento piuttosto che in alimentare o in una farmaceutica che ha perso il lavoro, e che viene da noi, allora sì, LinkedIn ha un senso, perché su LinkedIn trovate da Bill Gates, quindi uno degli uomini più ricchi e importanti del mondo, ci trovate anche gli operai. Però ecco, ribadisco, LinkedIn è soprattutto una piattaforma per professionalità medie alte. App specializzate, stesso discorso identico fatto per i siti, lavorano tutte nello stesso modo. Come vedrete poi molte sono comuni, nel senso che hanno sia il sito che l'app, quindi chiaramente l'app replica sostanzialmente il lavoro del sito. Alcune di queste sono però particolarmente interessanti, ora se ce la faccio vi farò vedere anche una mail di Nextdoor. Nextdoor in inglese significa vicino alla tua porta, no? E qui ad esempio c'è la possibilità di registrarsi indicando alcune cose che sul territorio possono essere molto utili, è un po' la stessa logica dei gruppi di quartiere di Facebook, assolutamente simile. Vediamo se riesco a farvelo vedere, una mail che mi è arrivata proprio recentemente. Come funzionano i siti? Allora ecco, non ho la possibilità di fare chissà quale attività, però ho voluto scaricarmi, ecco, sono andato su Indeed è uno dei principali, e la prima cosa da fare è sempre accedere. Quindi accedere vuol dire crearsi un proprio profilo, e come diceva Cristina, molti dei nostri
diciamo, utenti, non sono smaliziati, non hanno approccio a queste cose, spesso non hanno nemmeno la mail, quindi non è facile. Bisognerà un po' aiutarli e supportarli anche in qualche modo, forzare loro la mano dicendo che comunque devono entrare un po' in questa logica. Quindi si accede, tante volte magari hanno l'iPhone, lo smartphone, eccetera, però non lo usano, come diceva Cristina, anche collegandosi a internet, perché magari il piano dati è molto economico, gli costa soldi, eccetera. Sta di fatto, ecco, sarebbe utile magari nella stanza della parrocchia dove ci incontriamo, se ci fosse il collegamento internet, potrebbe essere utile, perché uno magari li aiuta la prima volta e lo fa insieme. Ecco perché, ribadisco, potrebbe essere ancora più utile prima di attivarsi realmente con le persone, fare un breve giro insieme le persone dei PTA e impratichirsi un po' di questi strumenti. Accedi, quindi ti registri in prima battuta, come tutte le piattaforme, quindi che sia la Team per il proprio cellulare, che sia un videogioco, ormai qualsiasi strumento online ti devi registrare, quindi si ci registra, dopodiché accedi, e in questo caso questa piattaforma Indeed, c'è ad esempio il cerca lavoro, come ce l'hanno, ripeto, tutte. Quindi uno o clicca, ad esempio vedete qua il sito riporta una serie di frequenti ricerche che, come vedete, sono tutto sommato ricerche di profili medio, anche medio-bassi. C'è la segretaria, c'è l'infermiere, smart working, vabbè, vuol dire tutto, vuol dire niente, la commessa, il magazziniere, le pulizie, l'host, cioè un po' di argomenti che abbiamo già discusso martedì scorso. Sta di fatto che tu poi, di solito, in queste piattaforme puoi digitare la tua parola chiave, non so, per esempio tu fai il METR, fai il COMMI di sala, fai, diciamo, alcuni termini anche un po' più tecnici, no, a cui magari è abituato la tua area di professione, e lo indichi, e poi puoi indicare anche dove. Questo ti aiuta perché ti tira fuori tutta una serie di annunci. Il valore però aggiunto importante che danno queste piattaforme non è solo questo, ma è il fatto che se tu ti registri in maniera accurata, tu poi ricevi dei suggerimenti da parte di queste piattaforme. Andiamole a vedere, le app sono la stessa cosa. Vediamo un po' se riesco a farvi vedere adesso una mail, vediamo questa. Vediamo un pochettino se riesco a farvi vedere delle mail. Ecco, allora, questa innanzitutto, vediamo un po' se la apro. Dunque, vado sulla condivisione. Dunque, devo interrompere e devo attivare la nuova, giusto? Esatto. Allora, condividi lo schermo. Benissimo. Eccolo qua. Ecco, adesso vi dovrebbe apparire una mail che mi è arrivata da Nextdoor. Io in Nextdoor mi sono registrato e mi arrivano delle segnalazioni. Ad esempio, questo signor Giuseppe è un insegnante di pianoforte, musicoterapeuta. C'è uno che chiede se c'è la possibilità di dare ripetizioni di Word e Excel, e un altro addirittura che in questo caso chiede un seggiolino da bicicletta per bimbi. Quindi si trova un po' di tutto. Spesso ti arrivano indicazioni, sono una badante, sono una signora che tiene compagnia alle persone anziane, quindi ci si può proporre anche con questo metodo. Ancora vi volevo fare vedere quello che invece è LinkedIn. Allora, LinkedIn, eccolo qua, perfetto, stiamo aprendo la mail, benissimo. Allora, lo metto in condivisione, condividi schermo, eccolo qua. Ecco, allora, LinkedIn, per esempio, io vi dicevo, faccio come lavoro, ricerco personale, il mio lavoro è questo, faccio il termine tecnico, headhunter significa cacciatore di teste, quindi cerco le persone. In questo caso io per così intercettare delle opportunità di lavoro, perché non è che le aziende ti chiamano, se non te le cerchi tu, le aziende non ti cercano, io mi sono loggato, quindi mi sono registrato, ho inserito dei parametri dentro la piattaforma in base ai quali ogni settimana mi arriva una mail in cui mi vengono segnalate delle opportunità di lavoro, che in questo caso non mi interessano a me personalmente per il lavoro mio, cioè per candidarmi io, mi interessano per vedere se gli posso dare servizio e supporto a queste aziende, quindi mi vengono segnalate. Ad esempio, in questo caso, ecco, un responsabile di eccellenza di operazioni tecniche
in un'azienda che non si sa bene che faccia, ibrido non si capisce, ibrido vuol dire sia in casa che al lavoro. Un responsabile dell'export per un'azienda che si occupa di prodotti ottici, un coordinatore dei servizi di logistica a Firenze, un senior che si occupa di amministrazione in un'azienda tecnico-scientifica importante, e uno specialista degli affari regolatori, quindi uno che ha rapporti col ministero, eccetera, per medical device. Se avessi messo, ad esempio, invece, adesso non ve l'ho fatto vedere perché questa settimana non mi è arrivato, ma io sono anche un ex direttore del personale, ora ormai a 62 anni non mi chiama più nessuno, né personalmente me ne fregherebbe più forse nemmeno tanto a me, però mi arrivavano gli avvisi in cui mi apparivano posizioni di lavoro che erano congruenti con la mia area di interesse, quindi mi appariva qua ad esempio invece che export manager ci sarebbe potuto essere scritto HR manager, quindi responsabile delle risorse umane, recruiting manager, responsabile della selezione, training manager, responsabile della formazione, eccetera eccetera. Cioè, quello che sostanzialmente voglio dire è appunto che questi strumenti, che ripeto sono estremamente simili l'un l'altro, e si utilizzano su due piattaforme che sono comunque complementari, che il computer da un lato o il cellulare dall'altro, però vanno un po' sperimentati. Quindi dare un consiglio di utilizzo senza averlo conosciuto prima noi è un po' presuntuoso. Quindi bisognerebbe prima mettersi un po' a smanettare, fare qualche esperimento, vedere un po' come ci si trova, però poi effettivamente è uno dei veri punti di aiuto che possiamo offrire alle persone, gli possiamo davvero dare indicazione con tutte le variabili, però correttamente, che segnalava Cristina, di gente non sempre preparata, gente che non sempre c'ha il collegamento internet, che spesso e volentieri c'ha il cellulare ma manco lo sa usare, eccetera eccetera. Certo, se poi sapete che una persona, perché esistono anche questi, una persona smanetta su Facebook, mette le foto su Instagram eccetera, e ti dice io non lo so fare, lo prendete per le orecchie, lo tirate un pochettino e gli dite adesso svegliati e datti da fare. Bene, grazie. Grazie a te Bruno, la tirata d'orecchio finale mi è piaciuta. Pedagogia attiva. Allora, che dire, adesso noi ci eravamo detti, ci lasciamo un po' di spazio per le domande che avevamo un po' bloccato prima. Permettetemi due parole al volo, anche pedagogicamente noi seguiamo questo approccio che si chiama comunità di apprendimento della pratica, no? Stiamo lavorando con Sonia molto per creare comunità intorno a questo tema dell'inclusione sociolavorativa, e mi piace molto questa condivisione che si crea tra persone che appunto hanno anche questa esperienza lavorativa e che mettono a disposizione il loro tempo, il loro pensiero, le loro conoscenze, anche come dire tarando rispetto a quello che noi onestamente ci sentiamo di chiedere poi ai PTA, no? Perché poi c'è un livello professionale che non attiene al PTA parrocchiale, ma c'è un livello intermedio. Io sono fermamente convinta che poi l'invio orientato è un po' alla base, no? Anche di tutto questo processo che si attivi, quindi è veramente molto molto bello insomma il movimento che si sta creando, e speriamo che continui, nel senso che a fine incontro, adesso vi lascio lo spazio per le domande, a fine incontro magari voi segnalateci se avete poi delle tematiche, una volontà di continuare un percorso con noi anche nella formazione, magari non una volta a settimana poveretti, però anche una volta al mese, insomma, per cercare di mantenere viva questa comunità di pratica che stiamo attivando. Ok, mi taccio, c'erano delle mani alzate, avevo visto, se qualcuno ha qualche domanda ai nostri amici che hanno fatto i loro interventi, oppure rispetto al processo di lavoro che vi abbiamo spiegato e così via. Prego, a voi. Due partecipanti hanno alzato la mano. Allora, Claudio e Sandro, giusto? Vedo. Tre, mi manca il terzo. Allora, Claudio... Allora, era la domanda per Sonia in merito al discorso che aveva fatto lei, cioè in pratica che si può sintetizzare nel fatto che il CDA prepara una scheda di candidatura e poi la invia in funzione di una scheda di proposta. Le due schede si devono interfacciare con un codice di riferimento, no? Che lei ha detto va messo da qualche parte. Adesso, siccome queste schede di riferimento non sono sicuramente su base territoriale, quindi sicuramente una parrocchia del settore est non è necessariamente interessata a conoscere quali sono le opportunità nel settore est, ma dovrebbe essere su tutta Roma, immagino, questo lo do per scontato,
Dov'è la bacheca in cui compaiono tutte queste schede di proposta con le relative, con i relativi riferimenti da citare nella scheda? Non esiste una bacheca. Non c'è. Allora. Nel senso che, come abbiamo spiegato, scusa Sonia, però come abbiamo spiegato, tutto avviene tramite passaggio di informazioni all'interno della comunità di pratica, nel senso che poi i nostri referenti territoriali, che sono le 5-6 persone che voi avete visto e che vi abbiamo presentato, che ognuno dei quali si occupa di una porzione di territorio, tramite loro arriveranno ai PTA che afferiscono al progetto Officina tutta l'informativa necessaria. Rispetto alla creazione di un portale o di una bacheca sul quale far apparire le offerte, le proposte, diciamo che i tempi non sono maturi e anche legalmente la cosa va gestita in maniera con una certa attenzione. Per cui il passaggio delle informazioni avverrà tramite Officina e tramite l'equipe di progetto che avrà cura di seguire i territori e di inviare loro proposte che noi riceviamo, ok? Perché i tempi erano brevi, voi dicevate i tempi sono brevi. Ma noi saremo velocissimi, Claudio. No, no, vabbè, perché vabbè. Ok, volevo sentire Sandro. Sì, grazie. Grazie ancora per questa sessione che ha arricchito il quadro. Io ho ancora però una perplessità, un dubbio che non ho risolto. Una volta che noi riceviamo e intervistiamo la persona, poi possiamo appunto redigere la nostra relazione, metterla sulla scheda SIS, tenersela in evidenza, ma è anche utile mandare relazione curriculum all'equipe di Officina prima ancora che escano le vostre schede di proposta, oppure dobbiamo aspettare necessariamente che arrivi la scheda di proposta per mandare poi la candidatura? Allora, certo che è utile. Noi auspichiamo di avere tantissime proposte da parte di aziende, proprio lo speriamo con tutto il cuore e tutta l'anima, però insomma realisticamente mi sembra difficile che noi si abbia così a pioggia tutta una serie di chiamate da aziende di proposte che vengono fatte. Quello che noi facciamo, in linea con quello che è il nostro metodo poi da sempre, è quello di cucire sulla persona la soluzione, l'intervento che può essere giusto per lui. Quindi nel momento in cui voi come PTA individuate una candidatura, la lavorate secondo quello che appunto vi abbiamo detto, poi o trovate sul territorio qualche risorsa che possa essere, non so, un ente ospitante del tirocinio piuttosto che un corso, che in mancanza, se non avete, oppure se il caso si mostra, avete visto, c'è una complessità in un orientamento fatto in termini, non dico professionali, ma quasi, no? Quindi a quel punto voi inviate la candidatura di Monica Piras all'equipe Officina dicendo: noi abbiamo questa risorsa, ci abbiamo parlato, gli abbiamo fatto il bilancino, secondo noi ha delle competenze. Attraverso un momento particolare della sua vita l'ho attraversata, e quindi insieme al referente territoriale cerchiamo di capire anche come equipe centrale quale risposta si può trovare tra quelle che abbiamo, o se non le abbiamo ce le andiamo a cercare, oppure attraverso il passaparola, tutti gli strumenti che noi vi abbiamo elencato, no? Quindi certo che ha senso magari avere, come dire, una proposta per ogni richiesta, vuol dire che anche la situazione socio-economica italiana insomma sarebbe in un'altra fase, no, rispetto a quella che è. Quello che noi possiamo fare è garantire l'accompagnamento. È proprio questo che possiamo garantire, che lo garantiamo noi e altri forse non sono in grado di garantirlo così, attraverso tutta questa capillarità, no, della rete. Noi abbiamo messo vari livelli proprio per questo. Non so se ti ho risposto, Sandro. Tra l'altro la possibilità di mandare poi le candidature dei nostri utenti a Officina Lavoro è una delle modalità con cui aiutiamo gli utenti, perché in realtà se riusciamo ad attivare in loro il concetto di ricerca attiva,
loro stessi dovrebbero cominciare a procurarsi delle opportunità. Quindi no, dobbiamo anche stare attenti, secondo me, quando facciamo l'orientamento, a non far passare il messaggio sbagliato che ti faccio l'orientamento e ti cerco e mando il tuo curriculum lì perché lì poi ti trovano il lavoro. Perché altrimenti ricadiamo nello stesso errore, no, di chi dice il centro per l'impiego poi non mi chiama mai. Cioè noi attiviamo l'utente affinché sia in grado di cominciare autonomamente una ricerca. Noi poi Officina Lavoro è uno dei canali attraverso il quale lo aiutiamo. Chiaro, grazie. Sono Gabriella D'Aostia e avevo una domanda per Maria Cristina. Giusta e giustissima la notazione che hai fatto adesso, perché si corre il rischio di instaurare nella persona che si rivolge a noi una sorta passaggio obbligatorio per la ricerca del lavoro. E se vediamo che la persona ha delle competenze informatiche, giustamente lo indirizziamo, gli diamo, come tu ci hai detto giustamente, ci hai indicato tutte le procedure per riuscire a trovare o a individuare le app alle quali può inviare il curriculum, eccetera, eccetera, però poi dopo rimaniamo in attesa e lo seguiamo, diciamo, da lontano, ma lasciamo che sia lui a prendere e a fare i passi. L'altra domanda che volevo farti, Maria Cristina, era se il centro per l'impiego ti risulta che abbiano tutti i centri dell'impiego di Roma abbiano le stesse modalità di approccio quando le persone vanno da loro ad iscriversi, cioè nella fattispecie aiutano tutti i centri per l'impiego a fare il curriculum. Allora, scusa, ti finisco di dire, completo la domanda. Hai anche detto che il centro per l'impiego, tra le sue competenze, può anche proporre corsi o lavori. È così per tutti i centri per l'impiego? Allora, premesso che un cittadino si iscrive al centro per l'impiego di Roma, ok? E quando entra sul portale della provincia di Roma può partecipare a tutte le offerte di lavoro di tutti i centri per l'impiego, ok? Quindi indipendentemente da dove è scritto può candidarsi anche ad offerte di lavoro di altri centri per l'impiego. Le procedure sono sicuramente abbastanza standardizzate, anche perché facendo poi riferimento tutti allo stesso portale, alla fine più o meno sono standardizzate. Certamente ci saranno centri per l'impiego più più affogati di lavoro, dove magari ti fanno un orientamento a tirar via perché hanno 10 utenti in fila, centri per l'impiego che riescono a lavorare con più tranquillità e quindi magari ti prestano un po' più di attenzione. E per quello che riguarda le offerte di lavoro, le offerte di lavoro vengono pubblicate tutte sul portale della provincia e della regione, quindi la partenza è sempre il portale. Per questo dico che purtroppo il gap informatico è grave per i nostri utenti quando ce l'hanno, perché li tira fuori dal mercato in qualche misura. Quindi noi dobbiamo diventare quel tramite, altrimenti non ce la possono fare. E scusa, mi avevi chiesto un'altra cosa, riguardo ai corsi. I centri per l'impiego sono degli enti della provincia, ma su delega della regione, quindi sono inseriti nell'area formazione e lavoro della regione. Pertanto tutti i corsi gestiti dalla regione, sia da privati che sono riconosciuti dalla regione, sia da enti regionali, che ormai sono pochissimi,
sicuramente sono visibili sul portale e il centro per l'impiego può veicolare le candidature. Che possono fare anche autonomamente gli utenti entrando direttamente sui siti degli enti formativi. Però diciamo sotto questo aspetto nella Regione Lazio siamo un po' carenti, perché a parte i soliti corsi di estetista e parrucchiere si fa ben poco. Sì, è vero. Però ci sono altri bacini formativi. Tutte le nuove risorse arriveranno, dai. Però ci sono altri bacini a cui si può attingere. Grazie. Niente. Scusa, Cristina, volevo, sono Gherardini da Centro di Ascolto di Ostia. Buonasera. Un paio di conferme e poi una domanda. Le due conferme sono, se ho capito bene, soltanto se sei disoccupato da almeno un anno si può accedere da parte delle aziende ai benefici fiscali? Allora, la legge 407 del 90 faceva una distinzione fra territori. I territori con grande, diciamo, livello di disoccupazione sono sufficienti 12 mesi, in altri territori 24. Adesso in questo momento non ti saprei dire né indicare quali sono i territori. Nella nostra zona sono 12 mesi comunque. Ho capito. Va bene. Poi l'altra cosa, a fronte di un'assunzione a tempo indeterminato, che devo dire purtroppo è piuttosto rara. Ah, ok. E un'altra cosa, tu hai detto che per accedere ai servizi pubblici soltanto gli italiani possono accedere? Sì, perché è uno dei requisiti per lavorare nella pubblica amministrazione, essere cittadino italiano o di paese membro della comunità. Ok, poi un'altra cosa volevo sapere, tu hai parlato molto delle agenzie di lavoro. Noi, l'esperienza nostra è che non è che dalle agenzie di lavoro i nostri utenti abbiano mai ottenuto granché. Allora volevo sapere, invece la tua esperienza mi sembra un po' diversa, cioè mi sembra che tu dicevi di puntare più sulle agenzie di lavoro che sui siti. No, puntare sempre su tutto. La differenza è che l'agenzia di lavoro ti fa un contratto in cui tu sei iscritto sul libro matricola dell'agenzia di lavoro, quindi si assume verso di te una responsabilità amministrativa, diciamo giuridica, con tutte le garanzie che seguono, mentre il portale è una mera bacheca, quindi tu poi andrai a confrontarti con un datore di lavoro X che ha messo un annuncio sul portale, stop, quindi quel datore di lavoro non è verificato, non è controllato nel momento in cui tu ti ci approcci, ecco questa distinzione soprattutto facevo. Puoi mandarci un elenco delle agenzie di lavoro più... Guardate, basta che scrivete su internet agenzie di lavoro, escono fuori una caterva. Una cosa magari che potete consigliare agli utenti, ma sempre un po' faraginosa, sul sito del Ministero del Lavoro c'è l'elenco di tutte le agenzie autorizzate. Ah, ok. Ok, questa è una buona indicazione, grazie. Prego. Ok, c'era qualcun altro? Qualche altra domanda? No, tutto tace.